Allora, ciao a tutti, ciao a tutte, buongiorno, buon pomeriggio, insomma, buon appetito perché è l'ora di pranzo. Sono contentissima. Allora, è una vita che non giro un video, o comunque sia che non mi faccio vedere. Scusate, che qui c'è il bordello più totale, mettiamoci. Ecco, così non si vede il casino che ho di qua sul cassettone, ma comunque vabbè. Allora, risuono nella mia solita postazione camera con la gatta che sta puntando fuori. Perché praticamente, cioè, io so che. Cipetina! Cipetina, amore! Io lo so che sono una parolaia, perché avevo detto che avrei fatto il video delle reazioni. È vero, l'ho tutte pronte. No, perfette, messe nella scatola perché domenica facciamo il mercatino e quindi speriamo di vendere. Speriamo che non piova. Io sto implorando tutti i santi che conosco, tutti i riti, i sciamani, tutti i possibili perché, cioè, se piove è un casino. Allora, spero di non venire bianco morto come mi vedo nello schermino. Spero. Anche perché mi sono messa un quintale e mezzo di blush, quindi si dovrebbe vedere, però non si vede, non capisco perché. Comunque, vabbè, a parte quello. Cipettinissima, ora non rompere, perché non posso far durare un video 14 minuti e ore di milioni. Su, mettiti giù, giù con questo culo. Allora, va bene. Faccio questo video che non è video creazioni, perché stamani mattina, cioè praticamente mezz'ora fa, mi suona il corriere, che ormai siamo amici, e mi fa, c'ho un pacco per te. Oh, perfetto. Allora, siccome io non capivo da chi era sto pacco da parte del corriere, ho detto boh. Insomma, sono arrivata su e ho detto mo, cioè impacchettata con questa carta spettacolare, ho detto mo, ma chi è? Ma chi è? Poi ho letto il nome e non ho capito chi è. Perché lei praticamente, ho letto già il bigliettino, non è iscritta al mio canale, non si è iscritta perché praticamente non voleva darmi a intendere che potesse essere la mia swappina dello swap di Annarella. Quindi, oltre a ringraziare Annarella perché con questo swap, comunque io partecipo a tutti gli swap, o comunque a quasi tutti, all'ultimo di Natale non ho partecipato, non ho dato l'adesione perché io non mi sono resa conto bene che tutti gli swap erano nella solita settimana. E quindi ora a me mi inizia il frantoio dove sono a lavorare e siamo tutti in panico, nei pazzi. E quindi, cioè, è un macello perché io dovrei non dormire una settimana per mettermi in pari. Ma comunque, allora, quindi niente, perfetto. Arrivo su e dico, lo devo aprire. Allora, innanzitutto, con calma e sono stata bravissima, l'ho aperto come se fosse stato un pacco di Natale perché dentro è una carta da imballo, insomma, da una carta regalo. Giuliettina, no, eh? E c'è la videocamera a caricare. Su, ferma qui. Ferma con questo capoccione. Lo sapevo io. Allora. E quindi niente. Allora, io ho preso e ho aperto subito. Non è possibile. Scusate. Giulietta! Basta, ora ti scendo. Vieni subito qui. Dai. Ma perché ti vuoi insinuare? Saluta, su. Dai un saluto a tutti. Dai. Saluta. Ciao a tutti. Non glielo dici che in questi giorni quale che è? Glielo dici? Questi giorni è agitata. Agitata, mio Dio! Com'è agitata? Un po' è agitatissimo. È vero. Vedi che sei in video. Saluta. Saluta a tutti. Ciao. Va bene, basta. Questo è il momento trash. Vai a sti sopra nella tua copertina e dormici un pochino, su. Ma riempio di qui. Poi c'è cambia la stagione, stanno spelando da morire. C'ho su questa sedia dove sono seduta, che è la sedia dove praticamente mi dorme Giulietta tutta la notte, o Romeo, perché ora non si capisce bene dove dormano. Cioè c'è tipo un quintale e mezzo di peli che avrò tutti appiccicati su jeans. Ma è perfetto. Allora praticamente niente, ritorniamo a noi. Come sono dispersiva? Io sono proprio dispersiva. Allora. Lei ha visto, tanto per essere dispersivi, la miscia ha visto il filo del caricabatterie e lo sta puntando, quindi presumo tra un po' che la videocamera crollerà. Spero di no per me e per voi perché sta videocamera è ancora nuova, anche se è ancora a garanzia volendo. Comunque, basta. Cioè, Danielina, basta. Allora, parliamo di cose serie. Ta-da! Guardate la scatola, guardate i canini. Cioè, sono meravigliosi. Io. Cioè, l'ho detto, se ne parlava anche il fidanzato, no?
perché io sto spingendo a tutto fuoco per la convivenza, sto spingendo di brutto. Però insomma, ora vediamo un attimo anno nuovo di aver messo insieme un po' di flus, un po' di peccioli, un po' di soldi e vediamo un attimo perché io voglio fare un po' di cambiamenti. Voglio cambiare da dove sto ora, voglio andare a stare per conto mio, non nell'azienda, insomma, dove ho il titolare, quindi insomma, vabbè, non voglio stare nel complesso aziendale, però vorrei un attimino una stabilità migliore, quindi si parlava un attimino di case, contro case, siccome ho visto che il mercato delle case sta crollando, e parlando un attimo, io ho detto, sì, ho capito, ma io se devo andare via da questa casa voglio una casa del giardino, perché? Allora, le ossa sono due, i gatti sono abituati in casa, mi continueranno a stare in casa. Però, cioè, se mi vedete ogni tanto alzare il capo è perché ho visto c'è una finestra aperta e non vorrei che io dia spettacolo, perché qui tutti guardano l'UFO. Vabbè. Quindi niente, ho detto io voglio un giardinetto perché mio fidanzato Alessio vuole mettere il cane. Quindi il cane in casa non è il caso. Oh, cane, caso, caso. Va bene, 6 minuti e 17 di cretinate. Benissimo. Parliamo di cose serie. Perfetto, allora avevamo mandato in questa scatolina che io riutilizzerò perché io sono sempre a corto di scatole, cioè dove mettere le cose. Io non ho mai abbastanza scatole e ogni pochino, 3 volte, vuoi brio all'hobby, compro 3 o 4 contenitori. Cioè non so che fine fanno a casa mia contenitori, eppure ho 2 stanze, cioè non ho capito. Comunque. Sono contentissima, 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 anche se ancora non ho aperto niente perché volevo fare uno spacchettamento in diretta. Ma siccome non trovo il cavalletto, non posso girare la videocamera, quindi vi farò vedere tutto con la mia facciona presente. Allora, questo è il bigliettino che è spettacolare, tutto a rilievo, cioè guardate che carino. Poi ciao Daniela, mi ci ha scritto. Questa era la bustina, cioè un amore con tutti i glitter, i fiorellini, mi piace tantissimo. Veramente carina, ha una scrittura meravigliosa e vi voglio far vedere, cioè, la sua scrittura. Cioè, non so se vi rendete conto, la scrittura è bellissima. Questa è praticamente la sua firma. Poi da Livorno, e quindi già qui quando lo saprà il fidanzato sarà ancora più felice perché lui ama Livorno. Cioè, se potesse ci tornerebbe di casa. E ha belle detto che la sua vecchiaia sarà a Livorno. Benissimo, quindi mi dovrò adattare. Io non è che ami particolarmente il porto, però, cioè, forse, forse. Ora, insomma, nella vita mai dire mai, può anche essere che il lavoro ci porti a Livorno, non si sa come andranno le cose, perché qui situazioni economiche sono sempre tragiche. Il bigliettino è veramente molto carino. Io non riesco a pronunciare il tuo cognome, quindi scena. Aspetta, no, perché ma io ti adoro, ma non so dire il tuo cognome, quindi dirò Elena. E poi c'ha un cognome molto strano e mi ha scritto perdona all'italiano, scrivi in un italiano migliore del mio e ti ringrazio tanto per i complimenti, ti ringrazio tantissimo. Tutto credevo perché di complimenti a fare dei video su YouTube. E quindi niente, vi voglio far vedere quello che mi ha mandato, che non so. Quindi, allora, zoom sulla mia facciona, che sono truccata, quindi niente, occhiaie, niente pesche. E ora è il momento lotta dei gatti perché sto facendo un video. Allora, in questa scatolina bellissima partiamo dai sacchettini. Allora, innanzitutto ha messo tutto nei sacchettini, spillato. Ah, una cosa, me l'ha mandato tramite corriere perché, cioè, me l'ha mandato tramite corriere perché è un pacco ordinario assicurato. Cioè, ha speso uno stonfo di spedizioni su 12 euro. Uno stonfo veramente. Mi è arrivato tramite corriere. Io non volevo sciupare le bustine, però c'è la pinzettina. Allora, partiamo. Io sto andando a casaccio, quindi non so cosa vi farò vedere prima, dopo, durante, non lo so. Comunque, cioè io parto dalla prima bustina. Allora, io intravedo dalle bustine quello che c'è e già mi piace tutto da impazzire perché, cioè, io amo tutto ciò. Cioè, non ci posso credere. Peserà, ma non voglio dire una cretinata, ora non c'ho la bilancia e ci peso da mangiare, ma peserà 2 etti e sto cuore, cioè è bellissimo.
Questo è argentone sicuro perché pesa uno stonfo. È praticamente un portafoto e è bellissimo, c'ha la calamita e è veramente meraviglioso. Cioè, è una borsetta praticamente. È il borsellino delle nonne e io amo questo ciondolo, mi ci farò una collana. Quindi mi piace tantissimo, grazie. Poi, altra bustina. Io so che questo video durerà uno stonfo, lo so. Allora, questo cuore. Aspettate, ecco. Questo cuore. Poi ci sono altri due cuoricini più piccoli. Allora, questo. Che io amo i cuori particolarmente, mi fanno impazzire. E poi c'è questo che c'è scritto: With all my heart, love the Lord your God, with all your heart, Luke 10:27 ed è veramente bellissimo. Questa è la dedica che c'è scritto dietro e è bellissimo. Cioè, mi piace da morire. Poi, un'altra bustina a caso. Mi dispiace che mi tocca rompere le bustine, però io non so come aprirle altrimenti. E ha fatto benissimo a chiuderle così perché conoscendo Marrani le queste io ti amo e ti adoro, cioè veramente. Io cercavo alla follia le boccettine, cioè io amo le boccettine. Con il tappino di sughero, cioè sono bellissime. Qui due orecchini, non ce li toglie nessuno. Poi qui intravedo dei dischi di qualcosa. Allora. E vabbè, io non sono brava come chi che fa il riciclo di qualsiasi cosa. Un'antenna, eccomi, quattro madreperle così con questo rosa striato. Ecco, il colore è questo, veramente molto carine. Poi, allora, no, questo è un pezzetto di parure. No, io ho parlato troppo. Mi sa che questo video verrà mezz'ora e io non so se l'amico YouTube me lo caricherà. Che l'amico YouTube non ho capito perché i video troppo lunghi non me li carica. Allora, qui ci stanno altre. No, bellissimi. No. Allora, questo cabochon madreperla, bellissimo. Aspettatemi pure il naso perché ho una bolla qui praticamente e mi fa malissimo. Allora, questo cabochon madreperlato è veramente splendido, bellissimo, meraviglioso. Poi, questi due camei che io lo so, rifarò lo stampo sicuro. Stasera lo rifò. Cioè, bellissimo. Perché poi nel prossimo video io devo farvi vedere le migliaia delle migliaia di cabochon in resina che ho fatto. Perché mi sono data la resina praticamente. Sto sfornando cabochon. Poi, bellissimi questi dischi. Questi ovali stupendi. Guardate che colori meravigliosi. Molto autunnali, molto luminosi, veramente mi piacciono da morire. Sono due, eccoli qui. E questi saranno due componenti di una collana sicuramente. Poi altre bustine. Ma che peccato che mi tocca romperle, che peccato. Ecco, questa non l'ho rotta. Dei cordoncini da soutache. Io ti ringrazio, sono una cessa vera in questa tecnica, non sono assolutamente capace, mi piacerebbe tantissimo provare. Allora, qui c'è bianco, argento e questo color nocciola, che è veramente molto bello e mi piacciono tantissimo. Io veramente invidio da morire Margherita, invidio la Seghezzi, invidio tutti coloro che riescono veramente cioè a creare con i sutace, perché io sono veramente un cesso clamoroso in questa tecnica e io vorrei un corso intensivo personale per imparare come si fa questo sutace perché non mi riesce. Poi in un altro sacchettino ci sono questi componenti, non avevo mai visto in vita mia, spettacolari. Allora, ce ne sono tre così di questo fucsia, due bianchi forati sopra e sotto. Poi ci sono questi, che a me mi fanno impazzire questi componenti, è veramente molto belli, mi piacciono da morire. Poi,
mi ha mandato, allora, mi c'ha scritto: con questo ti faccio lavorare, la mia musa ispiratrice volontaria, forse tu puoi dare la vita a loro. Ma che cavolo è? Io non voglio rompere assolutamente questa bustina perché c'è quello che mi hai scritto. Oh, meraviglioso! Sono da finire! Bellissimi. Allora, sono dei bottoni che lei ha lavorato all'embroidery e sinceramente sono carini. Che c'hanno e non va? Ci ha già fatto la lavorazione a brick stitch dietro, sul laterale, e ci ha messo la pelle. E io qui mi ci faccio due orecchini. Anzi, questo è diverso. Quindi uno, questo sarà un ciondolo e questo sarà un anello, sicuro. Vedete, allora, questo e questo. Mettiamoli accanto. Eccoli qui. E c'è il filo e quindi è perfetto perché così uno li finisce come gli pare, no? Tipo, se li vuoi agganciare. Quindi mi piace molto questa idea di mandare una reazione non completamente finita. Poi ci sono altri cabochon. Cioè, mi ha mandato tantissima roba. Questo è Fimo. Presumo fatto da lei e io non so fare le cane, cioè io ho il Fimo che ho comprato da Perless & Co, avevo fatto un video, c'è uno stonfo di sordi nel Fimo, poi la resina ha preso il sopravvento, le perline anche e il Fimo, ciao belli, e quindi le devo riprendere in mano perché mi piace tantissimo lavorare il Fimo. Queste cane sul grigio sono veramente molto belle, c'è questa goccia, poi c'è questo tondo, penso sia da 14 mm o 16 mm, veramente molto particolari, mi piacciono veramente tanto. E poi ci sono queste due gocce, questi due ovalini, eccoli qui, e questi due orecchini. Questa è una bella parure. Oh, ma cioè io sembra che mi stia mettendo le dita nel naso, ma non è così, è che mi prude il naso. Che segno sarà? Speriamo sia segno ai sordi. Qui da me si dice: se ti prude il naso sono sordi o sono cazzotti. Speriamo siano sordi e non cazzotti. Allora, in un altro sacchettino ci sono questi componenti meravigliosi, cioè bellissimi, con queste rose, sono due uguali e sono meravigliosi. E io qui ci faccio, li metto così in una collana, con il filo che ci passa dentro in tutte e due, un filo molto fine. Ho già un'idea di come farli perché mi piacciono tantissimo. Poi, altro sacchettino, quanta roba mi ha mandato, io la mia swappina non ho mandato così tanto. Mi odierà di sicuro, sicuro. E vabbè, recupereremo in qualche modo. Comunque, tu mi piaci, quindi quando avrò tempo qualcosa arriverà anche a te, sicuro. Allora, bellissime. Cioè, queste perle, io non so che cos'è. Questa penso sia ceramica. Cioè, sono qualcosa di meraviglioso. Ah, non fate caso alle mani, sono delle condizioni pietose. Poi ieri sera ho lavorato il filo dai wire e allora se... Cioè, guardate che spettacolo di olori. Cioè, sono bellissime. Veramente splendide. Cioè, io devo dire la verità, a volte ci sono qualcosa negli swap e ti dici ma di me ne fo, ma che l'userò. No, qui è tutto veramente bellissimo. E io o sono particolarmente fortunata e le mie swappine, cioè, sono meravigliose, perché io utilizzo sempre tutto. Allora, altre cose in Fimo. Guardate quanto è bello questo fiore. Cioè, è veramente fatto veramente molto bene. Mi piace tantissimo. Dietro è così. Quindi questo diventerà un anello. Poi ci sono... Madonna santa, tanta roba. Questa, che è viola e sembra blu, ma è viola. Questo disco... Poi ci sono due ovali a questo modo e anche questi diventeranno degli orecchini, e poi ci sono due tondi a questo modo, dietro sono colorati di argento, sono veramente belli. Io questi li metto sul perno e non ci faccio niente, me li metto così. Quindi grazie, perché mi piace tantissimo. No, cioè io non voglio essere esagerata, ma ci sono altre 10 bustine, allucinante.
Allora, poi. Chiavi. Yeee, chiavi. Allora, una chiave e un mini segnalibro che io piccoliosi non l'ho mai trovati. La chiave è bellissima. Cioè, la chiave io non ci faccio niente, l'appendo e basta, non ci faccio niente perché a me mi piacciono le chiavi e non ho intenzione né di ricoprirle al peyote, no. No, semmai ci posso fare un cilindretto qui al peyote, ma qui non ci metto niente. Insomma, qualcosa ci fo. E un mini segnalibro che è così, aiuto. È veramente troppo carino. Poi. Qui ci stanno dei cabochon con una faccia. No! Ma che cabochon! Questi sono tappi di champagne! Perché lei praticamente è. C'è scritto da caffè champagne. Meraviglia! Meraviglia delle meraviglie! Questi sono tappi. E devono essere tappi di champagne o tappi di bottiglie pregiate perché c'è una faccia di una donna. Allora, che c'è scritto? Non so cosa c'è scritto. Questi sono i tappi. Questo diventerà un ciondolo e due campanelle, chiaramente. Li lavorerò all'embroidery. Qualcosa ci fo. Grazie. Poi, il pezzo forte penso sia questo nella bustina, si lascia da ultimo. Altri cabochon, cioè mi sembra adesso a Natale, a scartaregali. Allora, due madreperle decorate con i pepeo, che sono veramente molto belle. Madreperle forate, può essere anche queste del lavoro in Soutache, ora vedo un attimo. C'è questa grossissima e questa più piccolina, veramente molto belle. Poi altro sacchettino, c'è un mega turchese, veramente spettacolare. Cioè, guardate quanto è grosso, cioè è enorme. È veramente bellissimo. Questo è forato sopra, mi viene perfetto. Poi. Qui c'è un altro cabochoncino da solo. Che anche questo è fimo sicuro e è questo sui toni del grigio. E poi allora c'è un'altra bustina che ci sono perlozze di legno. Oh, allora ci sono queste che io non trovo da nessuna parte, me la mandate anche Agatha una, ora ce n'ho un'altra, è perfetto. Poi questa un pochino. E una è già andata a terra, logicamente. Questa è un pochino più piatta. Poi una, due piccoline. Dove sarà? Ah, eccola lì, ecco. Due piccoline. Poi c'è questo spiaccello grosso, sempre bombatino, vedete? Poi ci sono una, due, tre. Quattro perle di legno tonde, tre così e una un pochino più cicciotta, un pochino più grossa. Poi ci sono queste due perle con questa forma strana, questo qui che è un non so che forma sia, questo barilotto. E poi una che mi è andata a terra, eccola, che è questa, bellissima. Io poi amo le perle di legno, quindi è perfetto. Oh, siamo alle ultime due bustine. Allora, belli cabochon in pietra del sole, belli. Ah sì, forse se ve li fa vedere anche a voi, eccoli, cioè bellissimi. Saranno dei componenti di un orecchino sicuro. Oh, ma che è stasera? Rieccomi. Poi mi ha mandato, allora, un sacchetto. C'è una pazza scriteriata sta ragazza. Un sacchetto pieno di minuteria che ho già visto qualcosa di interessante. Allora, ci sono sti cerchi enormi.
enormi, sono due così. Poi c'è una base per anello. Vediamo se mi casca tutto. C'è una base per anello fatta così, con sei occhiellini. Poi ci sono. Aspetta un attimo, facciamo. Ora, piano piano il cervello mi c'ha a lavorare. Questa base per anello, regolabile, guardate con tutti questi fori, è spettacolare. Un'altra base per anello con filigrana, bellissima. Poi, uno, due coppette bellissime in argento tibetano che pesano uno stonfo. Sono queste, veramente belle. Poi un base per castone, cioè questo è un castone, le cose regano, no, siamo a castone, un castone, bellissimo. Poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 coni. Che sono utilissimi. Poi ci sono altre due coppette filigranate sempre in argento tibetano, che sono queste. Poi coppettine varie che ci sono queste, sono veramente molto belle, ma veramente bellissime, così. Cioè belle belle e sono 2 3 4 5, 6, 7 e 8. Ecco, ma che è possibile che mi vada tutto in terra? Ma che c'è? Rimani pure. Non ho neanche pranzato. Poi ci sono un po' di fiorellini così da mettere in tramezzo nelle lavorazioni. Poi ci sono due charms che ho anch'io con il Moulin Rouge. Moulin Rouge. Questi, poi ci sono dei connettori che sono così dorati e mollettine perfette perché a me mi mancano e quindi tutto ciò è perfetto. Diciamo che siccome era poca roba, poco poco. In un altro sacchettino ci sta scritto un pezzetto di Poriur Daniela. Va bene. Perfetto, apriamo. Allora. E è un cabochon in fimo fatto da lei e è bellissimo, cioè non so se vi rendete conto della varietà di colori che c'ha questo cabochon, è bellissimo. Poi c'è questa bustina, cioè già la bustina. Ah, ce n'è altre scatoline. No, la scatola è vuota, non c'è più niente. E ora c'è scritto: ti piace The Tudors? E The Tudors sia. Sì, amo i Tudors. Porcaccia miseria, sono finiti. E ora che si guarda il venerdì sera? Cosa si guarda? Ditemelo voi. Cioè. Io sono sbalordita. Allora, questa è la scatolina decorata da lei. Questo fiore è fatto benissimo, cioè me lo voglio avvicinare. Cioè, mo. Ancora sacchettini, questa è una matrioska, mi sa. No! No! Non ci posso credere. Cioè, io non ci posso credere. Mi vergogno quasi. Quanto è figo Jonathan Rhys Meyers. Cioè, no, mi è venuto le lacrime, ma solo perché c'è il sole, non è che sono una pazza deficiente che piange. Però, effettivamente, questo è un regalo stupendo. Cioè, potrebbe anche essere, mi sono commossa, tutto ci sta. Ma è.
qualcosa di fenomenale. Voi direte: ma che cos'è? Che cos'è? Io non so neanche se farvelo vedere, perché questo è mio. Cioè, preparatevi, preparatevi. Cioè, allora. Parliamo di questa creazione. Parliamo di questa creazione che è bellissima. A parte il dentro, il cabochon, che poi vi farò rivedere, ma anche senza il cabochon, questa lavorazione è strepitosa. È veramente bellissima. Ci sono questi cipollotti che gli danno una luce meravigliosa. C'è questa monachella che è qualcosa di fenomenale. C'è una goccia in fondo che gli dà una luminosità impressionante, la perfezione nella lavorazione, cioè impressionante, i buchini tutti alla solita distanza. Mo, io non sono così precisa, Annarella l'avrà visto perché gli ho mandato gli orecchini e quelli del contest di Valentina che gli piacevano, gliel'ho mandati, cioè l'ho rifatto, non è che gli ho mandato e li avevo io addosso. E non sono molto precisa nella lavorazione dei brick stitch. Questi sono spettacolari. Cioè, guardate dentro chi c'è. Allora, dentro c'è Jonathan Rhys Meyers che si sta a baciare con Anna Bolena praticamente. Bello. Anche se le ammazzai tutte le mogli, tranne una, l'ultima, direi che io mi sarei fatta ammazzare volentieri. Allora, mi rimetto. Siccome la cosa bella è che io non sono allergica a una cippa, di niente, cioè io non sono allergica ai nichel, ai cadmio, a niente, cioè posso portare qualsiasi cosa. Oh, che belle, io me le tengo. Vedi che non mi ero messa le orecchini perché forse inconsciamente, quasi quasi ci credevo che tu mi avessi fatto un paio di orecchini, ma guarda veramente, questa è la reazione più bella che ho mai ricevuto. Non me ne voglia nessun'altra delle ragazze che mi ha mandato delle cose, però devo dire che questa mi piace da morire. Cioè, ora non voglio creare una polemica su quello che mi hanno mandato le altre persone, però devo dire, questa mi fa impazzire. Cioè, veramente, cioè, sono bellissimi. Io sono stupita e meravigliata dalla tua bravura. Quindi, per favore, mandami se tu hai un canale, un link Facebook, mandami tutto, perché se c'è un canale io mi riscrivo e ti faccio super pubblicità perché sei bravissima. E mi piacciono da morire, questi orecchini sono spettacolari. Cioè. Ah, ma aspettavo un po', questo orecchino c'ha una faccia diversa. No, ci ho fatto Asura, allucinante, che eccesso è so. Allora, se di qua c'è stava Jonathan Rhys Meyers che si stava spupazzà Anna Bolena, che l'attrice non mi ricordo il nome, quella che fa Anna Bolena, qui c'è Jonathan Rhys Meyers che ci sta a guardare. Sì, cari. Faccio vedere, sì, arrivo. Cioè, col suo bellissimo scettro, capito? Della serie Enrico VIII sono solo io. Che poi, voglio dire, la serie dei Tudors ha dato nuova. Cioè, secondo me ha valorizzato a bestia Enrico VIII, era un super successo, secondo me. Perché se andate su Wikipedia e scrivete Enrico VIII, vi dà tutta la storia di Enrico VIII. Oh, ma che cos'è? Vi dà tutta la storia, tutta. E c'è cioè, un super cesso. Cioè, Ciccione è brutto. Cioè, Ciccione parla secca, però ogni senso. Brutto, invece. E anche le mogli delle super cesse. Invece nei telefilm. Quindi, questo può sta a significare. Volevo fare un discorso serio. Che era praticamente l'evolversi della bellezza femminile e maschile. Perché devo dire che dei cesti come nel 1400, 1500, 1600, 1700 non ce ne sono stati. Quindi, chiusa la parentesi cultura, quindi, parentesi cultura, voglio ringraziare tantissimo dal profondo del cuore
Elena, la voglio ringraziare da morire, cioè io sono rimasta super contenta e super stupita perché tutto mi immaginavo fuorché un regalo così bello, devo essere sincera. Non me ne vogliano le ragazze che ci si farà lo swap perché io partecipo ad altri due swap, però devo dire, di questo sono entusiasta, ma non solo per le cose che mi ha mandato, perché non è la quantità che conta, è la qualità delle cose che tu mandi, no? Io sono di questa idea. Cioè, non importa mandare 7 kg di perline, 12 kg di fili, 25 kg di stoffe, cioè, secondo me non conta la quantità, oppure 65.000 cabochon quando magari sono rifiniti male o c'è qualcosa che non vanno bene, magari ti danno quelli che sono sciupati. Ecco, io vedo che lei ci ha messo tanta cura. Tanto, ci ha speso anche tanto tempo per reperire queste cose bellissime. In più, questi orecchini sono strepitosi. Io non li toglierò più perché mi fanno impazzire. Cioè, sono veramente belli. Questi gli orecchini di Cristina, dello swap di Cristina, insomma, vecchio swap. Io li porto continuamente con gli orecchini viola perché poi il viola io lo amo, si può notare bene, c'è tutto viola praticamente, maglina viola. Quindi io amo tutto ciò che è viola. Quindi ora bando veramente alle ciance perché teoricamente io dovrei essere già andata via, ma chi se ne. Allora vorrei ringraziare ancora tantissimo Elena, mandargli un grosso bacio, grazie mille. Se mai avrà modo, insomma, di incontrarsi anche a Livorno, io se ci capito ti faccio sapere. Mandami il tuo link Facebook, canale YouTube se ce l'hai, mandami i recapiti, insomma, link vari dove ti possa contattare e spero che, insomma, possa nascere un'amicizia come è nata con altre ragazze via etere, via Facebook e via YouTube. Grazie a tutti questi swap e grazie anche alla conoscenza e a Mani Creative Forum perché devo dire che io sono quasi sempre su quel forum e anche sul forum delle steghe creative, insomma io li giro un po' tutti i forum di Facebook, i gruppi di Facebook. E se sentite se stanno i rumori sono i gatti e si stanno rincorrendo a tutto fuoco, bellissimo. E quindi niente, ho parlato per la bellezza di 37 minuti, in effetti ho un po' sete. Prometto, prometto, prometto che il prossimo video sono le creazioni, prometto. Non so quando però lo girerò, perché non so neanche se girarlo prima o dopo il mercatino, boh, non lo so. O forse lo girerò prima del mercatino sicuramente. Penso di girarlo domani, ma penso di caricarlo lunedì, quindi questo lo caricherò oggi pomeriggio, quindi mi è arrivato questo pacco oggi giovedì 25 e salvo problemi dell'amico YouTube, giovedì 25 caricherò questo video. E quindi niente, basta, ringrazio tantissimo tutte voi che avete sentito le mie chiacchiere per 37 minuti e 58, 59, 38 minuti. E come sempre, per qualsiasi cosa fatemi sapere, io sono a vostra completa disposizione. Mettete mi piace, mettete non mi piace, mettete quello che vi pare, io mi sono stufata di questionare con chi mette non mi piace. E tanto non me ne frega niente. Anzi, mettete anche un mi piace, basta e vedete il video, quindi d'ora in avanti diremo così, perché è tutto visualizzazioni e tutto fa, perché insomma bisogna tirare a faccia, come si dice da me, e basta, stringendo per non oltrepassare i 40 minuti, non so se farò qualche taglio, ma non credo perché sono andata bellina spedita, ma le cose da dire e da fare erano tante, vi ringrazio ancora tantissimo, per qualsiasi cosa fatemi sapere e aspettate. Ecco, con il rossetto che era andato a farsi benedire, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo. Ciao ciao!